fa passaggio molto morbido che viene intercettato da Gabriel, che va su altissimo per la schiacciata a due mani. Ancora Sanders a giocare con Dom, poi la palla sul fondo per Chris Wright, che lascia lì Petruccelli. Il tiro in testa però è molto corto, il tiene vivo ancora per Della Valle contro Massolo, che è un buon difensore. C'è l'aiuto palloso di Arefioi e Della Valle che arriva alla ferro con potenza e cattiveria. Moss sembra lavorare forte in punta, dentro la palla per Kane, che può sfruttare il fisico per attaccare Kenny Gabriel, movimento classico di Tyler Kane. Questo però inizia bene, rispondendo al canestro precedente di La Quintana, ancora per tenere sul meno uno, attaccata Tortona, ora slip di Burns e poi invece Moore. Sesto punto per Lee Moore, cavallo di ritorno, ancora Massimo a attaccare di fisico, bello scarico per Tavernelli che questa volta ha spazio con 4 metri. Tavernelli che poi riapre per Mastro, ecco il blocco di Cannon, Mastro attacca verso il centro, fa saltare Moore, poi dalla media riesce a trovare l'equilibrio e sta provando a rimettersi in partita attaccando dal palleggio. Questa volta lo fa molto bene contro Sanders, lo lascia lì con un primo passo bruciante per aprire con Sanders chiuso da Mitchell Long, ecco la palla per Kane. Poi lascia lì Coppins, può andare più forte per schiacciare Petruccelli, attenzione di Kane, e più 4, la Della Valle, chiuso qui in angolo per Petruccelli, qual è il suo tiro, e con l'esperienza va anche a prendersi un contatto palloso di JP Macura. La Della Valle, altro box con slip di Coppins, questa volta Kane chiude bene, Della Valle bravo però a leggere la difesa che si schiaccia in aria, dalla punta, Joy va a lavorare con il blocco di Severini, 7 secondi, mezzo angolo per Cannon che si alza con fiducia, 60-67, 6:30 da giocare, ecco questo blocco alto per Mitchell, che ancora una volta arriva bene al ferro, per la seconda volta consecutiva. Ora Massimo a lavorare contro Mitchell Long, end off di Doma per Sanders, ecco il classico blocco di Kane, palla ancora su 5 metri per Tom che si alza puntandosi leggermente all'indietro e sulla Valle sul suo smarcamento per giocare ancora 2 metri long con Coppins, questa volta la lettura è ottima, ha perso sì però forse un po' peccato, ora Della Valle ha spazio per attaccare contro Kane, lo lascia lì Della Valle, subisce il fallo di Tyler Kane, tanti spazi chiusi adesso per Tortona, ora Sanders che ha poche difficoltà di passaggio, pesca invece Dom con una tripla pazzesca dal mezzo angolo, prova a risolverla così, però che chance addirittura di overtime o di tiro della vittoria per Brescia sulla sirena, Della Valle se lo prende da 3 metri ma lo sbaglia e allora finisce così,